La vita a sua madre, ma lui voleva di più. A mi propria madre, soy asesino mortal, ahora si soy asesino y me vale turca la vida. Y pensaba palmar a mí mismo, abuelo, a dos tíos, tres tíos, hijo de puta, me pensaba echar y a ese hijo de puta brujo, que se llama Noel Talavera. L'uomo ripeteva e festeggiava il suo crimine orrendo. Le voy a decir millones de veces. Pero no eso lo vas a decir en el juzgado, ¿sí? Con toda madre yo lo digo. ¿No te arrepentí de haber matado a tu madre? Y después con que la tapaste. Es que era bruja. La scena del crimine era terrificante e sembrava che l'assassino fosse vicino alla magia nera. ¿Para qué le pusiste unas biblias así? Para que se salve, porque el brujo se tiene que salvar. Yo le profetizo que esté en el cielo. Cállate, no, es que yo soy chiva. Si usted me dice de Biblia, yo soy chivisísimo. No, es que la que me lleva al cielo. Nella sua testa c'era solo l'idea di una presunta giustizia. Era un vendicatore. ¿Quién va a matar después que mandaste a tu mamá? A todo el hijo puta que me caía mal, a todito. Ladrones, pandilleros, violadores. Ma dietro al suo comportamento completamente diabolico si nascondeva una terribile malattia, la schizofrenia. La mujer fue encontrada envuelta en ropa y con unas Biblias alrededor. La denuncia fue interpuesta por la hermana del victimario, Marjorie Flores Gómez, de 18 años de edad. La joven manifestó que Denis padece de esquizofrenia y que el hecho ocurrió cuando su mamá se dispuso a llevarle comida y él la atacó con un cuchillo. Denis Flores aveva 28 anni quando ha scioccato tutto il Nicaragua con le sue azioni. Aveva assassinato sua madre a sangue freddo e adesso sarebbe stato condannato alla pena più dura. Ma mi conta che la vea diretta. Le voglio dire che imponga l'accusato la pena massima di 30 anni di prigione. L'orribile crimine commesso da questo uomo non fa altro che dimostrare una realtà della quale spesso non si sa niente nella nostra società, perché la schizofrenia è un problema che colpisce centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. I think what people don't really understand, normal people who don't, you know, have experiences with these type of things, is that me personally, I had no idea what was going on. It's not like I became angry at something or that something had really happened to me, that was emotionally devastating. It was just like I lost touch with reality. Questi episodi che vivono le persone schizofreniche molto spesso possono essere controllati dalle istituzioni psichiatriche, perché ovviamente farsi curare in casa potrebbe essere estremamente pericoloso. He was a skinny and obviously talented teen when he pounded out hard rock rhythms at his drum set. But family members say 18-year-old Keith Vidal also struggled with schizophrenia, and Sunday he became too much for his parents to handle alone. Kate era diventato violento nei confronti dei suoi genitori, per cui hanno deciso di chiamare la polizia affinché li aiutassero. Nonostante ciò, alla fine il ragazzo è stato ucciso dagli ufficiali. This was uncalled for. And this is not how mental health patients should be treated. La schizofrenia è una malattia che deve essere curata ed è dimostrato che è più vicina di quel che crediamo. I couldn't communicate. I was at that point hearing voices. Yes. Mainly in music. I don't know how to explain it, but the song lyrics would change, and they would say hateful things, racist things, homophobic things. They would tell me to harm people, they would talk about harming people, and I really didn't know how to vocalize it.